La finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà Francia-Argentina. È esplosa la festa per le strade di Parigi e altre città francesi dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale con il Marocco. Anche in Marocco e in altre parti del mondo però si festeggia l'impresa dei marocchini arrivati quasi sulla vetta del calcio mondiale. Oggi non direi che è stata una sconfitta, dice Mohamed Amine, tifoso marocchino. Il Marocco è stato magnifico in questa Coppa del Mondo. Siamo orgogliosi, non possiamo dire di essere delusi, altrimenti significherebbe che abbiamo dimenticato quello che i giocatori hanno fatto. Oggi non ci sono riusciti, ma siamo comunque orgogliosi di loro. La festa di tifosi è stata però macchiata da scontri e incidenti. A Montpellier un ragazzo è stato travolto da un'auto ed è morto al termine della partita. Disordini e decine di arresti dopo la semifinale a Parigi e a Bruxelles. In Qatar, alla semifinale c'era anche il presidente Emmanuel Macron a tifare per i Blues. La squadra francese mi ha reso immensamente orgoglioso, ha detto. Ora vinciamo e riportiamo la Coppa a casa. Francia-Argentina si gioca il 18 dicembre.